Allora, buongiorno, benvenute e benvenuti a tutti. Siamo al secondo incontro del corso intitolato Educazione civica digitale a scuola e in biblioteca, un corso gratuito online offerto dal Sistema Bibliotecario di Fano in collaborazione con il Polo Scolastico 3 di Fano, quindi nell'ambito del settembre pedagogico. Il corso dura complessivamente 25 ore tra lavoro in aula e studio individuale o in gruppo. È destinato a insegnanti, bibliotecari ed educatori delle scuole del territorio di Fano. Ma come abbiamo già visto l'altra volta, in realtà la presenza in quest'aula è un po' diffusa, in tutta Italia. Gli incontri complessivamente sono 8. Oggi, appunto, come dicevo prima, siamo al secondo. Insieme a me nel gruppo di lavoro ci sono la professoressa Arianna Piermattei, che terrà uno degli incontri previsti, Valeria Patregnani, che è la responsabile del sistema bibliotecario di Fano, e Michele Tagliabracci, che è alla regia, che ci aiuta naturalmente a portare avanti Scusami, questo Tommaso, se ti incontro. interrompo, segnalano anche dalla chat che c'è un piccolo problema di linea. Sì, E non so. forse conviene allora a questo punto, pensavo di fare meglio, conviene a questo punto che metto le cuffie e il microfono. Vediamo un po', intanto, per cercare di evitare problemi di audio. Sì, non so se hai qualche finestra un po' pesante che ti sta rubando. No, così adesso mi sentite bene? Adesso è fluido, Tom. Sì. Meglio. Meglio senza cuffie? Ah, proviamo. L'altra volta ho Meglio con le registrato cuffie. meglio con le cuffie. Sì. Bene, va bene. Sì, in effetti forse è meglio così. Ho tentato, ma è stato un tentativo vano. Meglio in effetti con le cuffie e il Sì. microfono. Grazie mille intanto per la segnalazione. Allora, per qualsiasi cosa naturalmente interrompete pure, nel caso accendendo in via straordinaria il microfono. Per le domande naturalmente rivolgetele nella chat. Come dicevo già in anteprima, proviamo oggi a fare una pausa di 5 minuti a un certo punto, della lezione, faremo questa piccola sospensione. Dunque, dal punto di vista, diciamo, organizzativo, io vi ho mandato 2 giorni fa un'email nel quale naturalmente c'era l'invito a questa nuova lezione e il video della prima lezione. Vi ho mandato anche un invito ad iscrivervi alla classe virtuale su Google Classroom. Però, tra tutti gli oltre 50 inviti che ho inviato, qualcuno mi è tornato indietro. Lo dico per i colleghi della scuola Polo 3. Cioè, tutti gli indirizzi email che finiscono con polo3.org, quindi dei colleghi di Fano, purtroppo sono tornati indietro. Almeno questo credo che sia successo. Poi, ecco. Anche tutti quelli che sono andati a buon fine, in realtà ho verificato, non sono registrati non sono registrati ancora nella classe virtuale, quindi presumo, insomma, che lo farete con calma appena possibile. Dunque, allora, entriamo nel vivo adesso della lezione di oggi. Come vi ho già detto l'altra volta, ogni incontro di questo ciclo ha una sua specificità, cioè è in un certo senso, in parte, una lezione simulata che può servirvi come spunto, insomma, da replicare nelle vostre classi, nel
nella vostra attività, nei vostri servizi. E, è vero anche però che ognuno di questi incontri ha un filo conduttore comune, appunto, se non altro l'idea di promuovere in questo modo l'educazione civica digitale e in particolare sottolineando l'aspetto della competenza informativa. La competenza informativa intesa anche come competenza digitale, infatti non solo poi utilizziamo Zoom ad esempio come piattaforma ricorrente, cioè in questi 8 incontri utilizzeremo sempre Zoom come aula digitale, ma vedrete sempre in questi 8 incontri utilizzeremo anche un paio di piattaforme per fare brainstorming, per provare a simulare anche un po' di collaborazione, cioè un tipo di lavoro che facciamo qui, ma che potrebbe essere appunto replicato facilmente anche con i nostri allievi. Quindi, ripeto, dal punto di vista dei contenuti c'è una specificità in questo incontro che non trovate naturalmente nel primo e nei successivi. E dal punto di vista tecnico del metodo e del metodo, diciamo, di lavoro, naturalmente ci sono degli aspetti ricorrenti che a furia di ripetere in questi 8 incontri probabilmente poi si andranno un po' a consolidare, no? A rinforzare, a diventare per davvero dei punti di riferimento, sempre appunto che vi piacciano e in qualche modo riteniate utili, riteniate utili utilizzarli. Allora, per inquadrare bene naturalmente la lezione di oggi, ancora più nel dettaglio, però penso che sia utile riguardare alla lezione scorsa, cercando di focalizzare con un riepilogo veloce su quali sono i punti chiave che abbiamo toccato e soprattutto quali sono le competenze che abbiamo cercato in qualche modo di sollecitare. Adesso non dico maturare o movimentare o mobilitare, perché evidentemente siamo all'inizio e non si diventa esperti di information literacy naturalmente seguendo qualche ora di lezione. Quindi io adesso vado in presentazione, vado a condividere lo schermo per proporvi questo riepilogo, sistemando un po' la schermata, ecco, in cui, anche per chi non c'era eventualmente la volta scorsa, ecco, che cosa abbiamo fatto la volta scorsa? Abbiamo fatto un po' di brainstorming, ci siamo confrontati in maniera collaborativa utilizzando Mentimeter e Jamboard. Dopodiché abbiamo riflettuto un po' sul senso dell'apprendimento, no? in contesti diversi, appunto, a partire dall'esperienza, oppure rivolgendosi all'esperto, al gruppo, o informandosi in proprio, no? E in questo caso, ad esempio, io vi ho visualizzato, come in questo momento, no? I contenuti con Google Presentazioni, quindi ho utilizzato ancora un altro software. Poi la dimostrazione di come ci si comporta quando facciamo ricerca, che si sia grandi o piccoli, le differenze sono davvero poche. E, allora, questo comportamento l'abbiamo visto scegliendo un tema, il carnevale. Il tema era un pretesto, diciamo, ecco, per parlare poi del metodo, per parlare delle procedure, per parlare dei canovacci, più o meno consapevoli che noi utilizziamo tutte le volte che assegniamo una ricerca a qualcuno oppure ci esercitiamo nell'attività di ricerca. E vabbè, abbiamo visto in questo modo il ruolo centrale che hanno in una fase iniziale della ricerca il dizionario e l'enciclopedia come strumenti secolari adatti proprio a soddisfare questo tipo di bisogno iniziale, in cui si ha molta incertezza, in cui si ha molta ansia. Abbiamo detto che l'uso dei dizionari e delle enciclopedie, o meglio, le procedure su come fare ricerca, vanno insegnate. Non è possibile darle per scontate, perché sono molto complesse le procedure in sé, ma è molto complesso anche
l'ambiente digitale, l'ambiente informativo in cui ci dobbiamo immergere per sviluppare questa ricerca. Quindi sin da bambini, sin dalle scuole dell'infanzia, in realtà, è bene cominciare a lavorare cercando di individuare i punti chiave di questi comportamenti, di queste abitudini, no? In un certo senso, di questi saperi, di queste competenze che poi diventano vere e proprie competenze. Naturalmente abbiamo accennato anche ad altri tipi di documenti, ma non abbiamo approfondito ulteriormente, mentre ci siamo soffermati sulla comprensione del testo. Cioè, una volta che noi abbiamo insegnato ai ragazzi a copiare, incollare un testo, in maniera intelligente, quindi andando a cercarlo sulle fonti pertinenti ed eventualmente rilevanti, a quel punto come si fa a comprendere un testo? Il testo digitale, grazie ai software e ai dispositivi che noi utilizziamo, è talmente manipolabile, appunto, che usando LibreOffice o Google Documenti, ad esempio, noi riusciamo a fare una lettura sufficientemente articolata per far emergere i punti chiave di ogni argomento, per far emergere i punti chiave di ogni documento. E soprattutto Google Documenti l'abbiamo visto come uno strumento utile per la condivisione, per la scrittura collettiva. E quindi il punto 6, vedete, riassunti, parafrasi, bibliografie, citazioni, sono stati tutti temi che noi abbiamo accennato, naturalmente, mentre mi sono soffermato un po' di più in chiusura sui software per l'analisi quantitativa e linguistica dei testi. In particolare ci siamo soffermati su Voyant Tools come strumento adatto, appunto, ad una metalettura, ad una lettura distaccata dal testo, che consente però, appunto, una tale frammentazione del testo che a sua volta, appunto, ci consente di ricostruirlo nelle maniere più creative possibili. Allora, questi gli argomenti maneggiati nel primo incontro. Dunque, come siamo arrivati a pensare questo programma, diciamo, del primo incontro? L'abbiamo pensato e schematizzato in una scheda, in una scheda di progetto che io adesso vi visualizzo qua, ma che poi metterò naturalmente nella cartella condivisa dentro la Classroom, per cui voi poi riuscirete anche naturalmente a visualizzarla e scaricarla. Vedete, quando abbiamo immaginato questo percorso, ogni modulo l'abbiamo immaginato descrivendolo anche con questa modalità, indicando destinatari, ordine scuola, ordine e grado di scuola in cui l'argomento è applicabile. E vedete, scuola primaria, scuola secondaria, non c'è, diciamo, un settore specifico. Questo laboratorio può essere in qualche modo adattato a qualsiasi età. Dopodiché, vedete, abbiamo dedicato una piccola finestra alla descrizione del contenuto e dell'obiettivo specifico, che appunto nel caso del primo incontro era attivare strategie di consultazione e confronto delle fonti informative terziarie. Qua lo metto in rosso, terziarie, perché appunto dizionari e enciclopedie sono fonti terziarie, sono fonti di terzo livello. Poi vedete come funziona la scheda di progetto. Funziona che esponiamo rapidamente qual è la metodologia utilizzata e la nostra, diciamo, ambizione, in un certo senso, è di far vedere anche un po' di lavoro collaborativo, Quindi a partire dalla sintesi, dall'analisi della sintesi di un tema, appunto, provare anche a collaborare online. Bene, la valutazione, vabbè, su questo non mi soffermo particolarmente, le risorse usate le abbiamo già elencate poco fa, appunto. Quello su cui ci tengo naturalmente a soffermarmi proprio qualche minuto, perché poi dopo ci consentirà in questo incontro e in quelli successivi di andare anche spediti nella definizione di una cornice concettuale condivisa, cioè proviamo a parlare un linguaggio comune
anche se poi ognuno di noi naturalmente nella sua pratica lavorativa avrà la massima libertà di, come dire, di esercitare questi contenuti e queste metodologie nei modi più impensabili. Ecco, allora, il primo incontro, se dovessimo mapparlo dal punto di vista delle competenze mobilitate o in qualche modo sollecitate, allora, quando facciamo riferimento alla raccomandazione dell'Unione Europea, la famosa raccomandazione aggiornata nel 2018, vedete, sicuramente possiamo ancorarci a questa competenza chiave, quella dell'imparare ad imparare. Imparare ad imparare utilizzando fonti informative. Poi, scendendo più nel dettaglio, quindi a livello nazionale, noi abbiamo come punto di riferimento le indicazioni nazionali, no? Che sono suddivise in traguardi, quindi orizzonti, diciamo, verso cui puntare, e obiettivi specifici di apprendimento che invece sono, come dire, degli obiettivi intermedi, no? Dei passaggi intermedi che vanno raggiunti in un certo senso. Per cui vedete, tra i traguardi, leggere e comprendere testi di vario tipo, e dizionari e enciclopedie sono già testi di vario tipo, riflettere sui testi propri altrui per cogliere regolarità, eccetera, bene, utilizzare abilità funzionali allo studio, questo l'abbiamo un po' fatto. Scendendo negli obiettivi specifici, allora lo studente alla fine del ciclo scolastico, alla fine dell'anno, alla fine dell'unità di apprendimento o al limite alla fine della lezione, è in grado di usare nella lettura vari tipi di testo, oppure sfruttare le informazioni della titolazione, o ancora raccogliere le idee e organizzarle per punti, rielaborare testi, realizzare testi collettivi, utilizzare il dizionario e i repertori online. Attenzione, questi traguardi obiettivi non sono una mia invenzione, sono copiati pari pari dalle indicazioni nazionali, eh? Quindi, andando avanti ancora con il tentativo di mappare utilizzando più strumenti di lavoro, vedete le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. Allora, l'azione 14 e 24 sono sicuramente assolutamente centrali per questo tipo di lavoro. Ma lo strumento sul quale noi ci dobbiamo confrontare anche in questi 8 incontri, il più possibile, è la legge 20 agosto 2019 che reintroduce l'insegnamento dell'educazione civica nella scuola. Allora, voi sapete che questa legge ha 3 macro ambiti di intervento. Il primo è la Costituzione, il secondo è la sostenibilità, il terzo è l'educazione alla cittadinanza digitale. Allora, i commi di questo articolo, che è un vero e proprio articolo della legge, l'articolo 5 si intitola proprio Educazione alla cittadinanza digitale, i commi, vedete, sono almeno 7, e quelli, allora, quello sul quale abbiamo insistito nel primo incontro è sicuramente il primo, cioè la legge ci dice che dobbiamo lavorare sugli apprendimenti dei ragazzi nell'educazione civica, sull'analisi, il confronto e la valutazione della credibilità e dell'affidabilità delle fonti di dati. Bene, il primo incontro è stato una propedeutica a questo obiettivo che la legge in qualche modo ci mette nero su bianco. Quindi nei prossimi incontri, naturalmente, vedrete, piano piano andremo a toccare continuamente anche gli altri commi, alcuni si ripeteranno, altri naturalmente verranno introdotti ex novo appunto nel laboratorio specifico, però ripeto appunto per i prossimi incontri. Un ultimo punto su cui vi chiedo di seguirmi ancora un minuto è questo curriculum per la competenza informativa, che è la sintesi di un lavoro che stiamo facendo ormai da mesi e da alcuni anni insieme appunto a colleghi, insegnanti, bibliotecari, per cercare di individuare quelle che sono delle parole chiave davvero fondamentali per la definizione, no? Di un curriculum che appunto non deve essere un precetto, non deve essere prescrittivo in un certo senso, ecco, con uno strumento di lavoro che ci consenta di capire quali sono effettivamente i processi cognitivi, le capacità,
e le conoscenze che è importante mettere in gioco tutte le volte che si tenta di lavorare sulla competenza informativa. Vedete, è qua nel primo incontro abbiamo lavorato sull'analisi, la sintesi e la rielaborazione del testo, abbiamo lavorato sulla consultazione, il confronto e la citazione, abbiamo lavorato sull'orientamento all'interno della struttura paratestuale delle enciclopedie e dei dizionari che abbiamo consultato. Ecco, vedete, questa mappatura delle competenze, io ogni fine incontro ve la riproporrò rapidamente come riepilogo per cercare di mettere a nudo, di mettere in chiaro cosa potrebbe essere successo, cioè cosa succede, cosa potrebbe essere successo mentre svolgiamo concretamente questa lezione. Quindi questo, ripeto, è il riepilogo per delle cose fatte nel primo incontro. Ora dobbiamo naturalmente invece cominciare il secondo incontro. Dobbiamo cominciare. E come procediamo? Procediamo in questo modo. Allora, intanto cambio presentazione. Il titolo della lezione di oggi è come fare ricerca su internet e nelle biblioteche. Per sviluppare la lezione di oggi, naturalmente io vi propongo, come propongo in genere ai bambini, ai ragazzi, di qualsiasi età, propongo sempre all'inizio delle attività di brainstorming. Adesso, appunto, vorrei anche con voi simulare un po' l'ambiente d'aula. E come abbiamo già fatto l'altra volta, naturalmente io provo, cioè proviamo insieme, sono sicuro che ci riusciremo, perché appunto ci riusciamo con i bambini e con i ragazzi, non c'è nessun motivo per non riuscirci ora in questo contesto, tra adulti, tra professionisti evidentemente. Allora, il tema di oggi, che io simuliamo appunto la situazione d'aula in cui io sono il prof e voi siete i miei allievi, il tema che dobbiamo affrontare oggi è la rivoluzione francese. È la rivoluzione francese, il tema di oggi è la rivoluzione. È solo un caso che io abbia scelto questo tema, che poi naturalmente è anche centrale, pensateci, nella cornice dell'educazione civica, evidentemente, no? La rivoluzione francese è il momento proprio in cui si comincia a parlare diffusamente, esplicitamente di cittadinanza, appunto. Quindi, ma è solo un caso, ripeto, la lezione poteva essere svolta su qualsiasi altro tema, sui greci, sui romani, sulla scienza del corpo o qualsiasi davvero altro argomento. Va bene, premesso questo, con voi, naturalmente docenti, io vi propongo di collaborare un qualche minuto in un'attività di brainstorming. Come faccio a fare questa attività di brainstorming insieme a voi, a partire da una domanda? Lo faccio aprendo un nuovo browser, nel quale cerco un'applicazione, come già ho fatto l'altra volta, che si chiama Mentimeter. Mentimeter è un'applicazione gratuita online che vi consente di gestire anche in modalità anonima delle piccole o grandi presentazioni in cui i contenuti vengono creati collaborativamente. Allora, come vedete, adesso io sono nel mio spazio personale di questa applicazione, nel quale è stato sufficiente registrarmi con un indirizzo email. E ripeto, è totalmente gratuita. A questo punto ho bisogno di fare un esercizio con voi, quindi faccio una nuova presentazione, clicco su nuova presentazione e in questo caso la chiamo rivoluzione francese. Creo la presentazione e a questo punto, vedete, mi compare una lavagna bianca, una slide bianca in cui devo decidere che tipo di visualizzazione devo ottenere con le vostre risposte. Come ho già fatto l'altra volta, vi propongo di raccogliere un po' di parole sotto forma di nuvoletta. E la domanda questa volta alla quale vi chiederò di rispondere tra qualche secondo
è questa. Come si, eccola qua. Come si svolgeva la lezione di storia sulla rivoluzione francese quando voi andavate alle scuole superiori? Provate a ricordarvi come si svolgeva la lezione di storia quando andavate a scuola voi. Come fate a rispondere a questa domanda? Sostanzialmente dovete aprire una nuova scheda del vostro browser, scrivere www.menti.com, dare invio, vi compare la casellina per inserire un codice, il codice è 655347, 655347, cliccate su Submit, vedete, e vi compare la domanda, come si svolgeva la lezione di storia sulla rivoluzione francese, inserite le vostre prime tre risposte, poi ne potete inserire anche altre eventualmente, e man mano che le vostre risposte arrivano, noi le visualizziamo in diretta, le visualizziamo. Se non è chiaro, ecco, spiegazione dell'insegnante. Bene, bene. No, vedo che allora sono riuscito a spiegarmi. Bene. Come si svolgeva la lezione di storia sulla rivoluzione francese quando andavate alle superiori voi? Provate ad immaginarvi l'ambiente di apprendimento come era strutturato. Bene, vi lascio un minuto, due minuti, insomma, per poter esprimere i vostri punti di vista. Vale la pena riflettere anche sul tipo di esercizio che stiamo facendo come brainstorming, come metodologia, diciamo. Il tema, noi siamo adesso tra adulti ed è questo, insomma, ma il brainstorming potete farlo davvero con tutti i tipi di classe. Anche in presenza, anche nelle aule fisiche, potete adottare lo stesso strumento. Immaginate che quella che io sto visualizzando adesso in diretta è la LIM. Voi sulla LIM mandate in diretta, di fronte ai vostri allievi, i risultati delle loro risposte, magari date con i portatili, con i tablet o i telefonini. Bene, le risposte, vedete, stanno cominciando a diventare già un po'. La prof dettava appunti, schematizzazione autonoma, lezione frontale. La lezione frontale sembra quella più gettonata, La lezione frontale, in effetti, se penso a quando andavo a scuola io, negli anni 80, metà degli anni 80, sì, la lezione frontale, lo scenario era quello, insomma, in cui c'era un professore in carne e ossa che parlava e un libro, sostanzialmente un libro. Avevamo un libro, cioè che era il manuale di storia, e una persona che naturalmente parlava. Poi naturalmente avevamo quaderni, penne. Noi prendevamo appunti, osservazione di immagini, analisi di documenti, lettura, schematizzazione autonoma, appunti. Siete tutti grandi comunque. Da qui io deduco che siete tutti grandi come me, se non altro. Ma si capisce già dal tipo di risposte, perché non compare neanche una volta un riferimento a un computer o a internet, neanche il PowerPoint o Word, che sono già strumenti che hanno almeno 25 anni. Bene, va bene, vedo 22 risposte, adesso non ne stanno arrivando più, evidentemente. Va bene così, insomma, è giusto per darvi qualche spunto e farvi, e appunto anche renderci conto che l'ambiente di apprendimento dove abbiamo studiato noi probabilmente non è più lo stesso, insomma, ecco, non può più essere forse neanche davvero neanche visibile. I ragazzi probabilmente nelle classi oggi hanno un ambiente di apprendimento
diverso, se non totalmente diverso, fortemente diverso. Adesso vediamo anche un po' di tirare le fila di queste risposte. Comunque vedo che ancora continuano ad arrivare, eh? E questo è interessante perché stiamo accumulando un bel bottino di punti di vista. Comunque la lezione frontale e il libro di testo, vedete, sono le parole chiave più ricorrenti nelle vostre risposte. E vedo che state scrivendo in chat, ma io naturalmente adesso non mi, come dire, non vado a vedere le vostre domande. Se non ci sono problemi, diciamo, proprio di carattere gestionale, andrei dritto adesso a fare con voi un piccolo riepilogo, eh? Allora, vediamo un po', come si svolgeva la lezione di storia. Allora, per me, che l'ho fatto nella metà degli anni Ottanta, ma qua più o meno credo che tra anni Ottanta e Novanta all'incirca quasi tutti dovremmo essere collocabili in quella fascia di età, temo. E perché vi dico questo? Perché se torno sulla mia presentazione, e la metto un po' più in grande così si visualizza bene, allora, tirando un po' le fila, anche delle vostre risposte, vedete, la lezione quella volta si svolgeva con la performance orale del professore, appunti manoscritti, testo di riferimento era un manuale, potevamo essere fortunati se magari il prof ci forniva magari un'antologia di testi con brani critici. C'erano sicuramente sul manuale, il manuale conteneva sia i brani critici quando era fatto bene che naturalmente l'apparato iconografico, parliamo di qualche foto, non tantissime evidentemente, giusto l'indispensabile per corredare il testo alfabetico. E dopodiché se eravamo fortunati, i nostri prof magari si organizzavano in gruppo, come andrebbe fatto ancora oggi evidentemente, no? Professore di storia si metteva d'accordo con quello di filosofia o con quello di arte e insieme naturalmente andavano ad arricchire dal punto di vista del contenuto dal punto di vista del contenuto la conoscenza sulla rivoluzione francese, però di fatto come come media i media erano l'oralità, il professore che parla, il libro di carta e naturalmente gli appunti manoscritti e qualche immagine. Allora, la domanda che adesso io vi... una domanda retorica, perché tra un attimo proviamo a fare insieme, come dire, una piccola dimostrazione. Cosa è disponibile in rete oggi per l'insegnante? Per l'insegnante evidentemente anche per i ragazzi. Allora, adesso, restando sulla rivoluzione francese, anzi, lo rimetto in grande perché poi dopo vado a farvi vedere direttamente, proprio nella pratica. La Stanford University, per dire, ha digitalizzato tutti gli archivi parlamentari della rivoluzione, dal primo all'ultimo giorno. Hanno digitalizzato migliaia di fotografie sulla rivoluzione francese, che sono tutte disponibili gratuitamente online. Online troviamo addirittura disponibile la digitalizzazione dei quotidiani, dei periodici, della stampa che venne prodotta in quel periodo storico. Sempre tramite internet, in accesso aperto, diciamo, ecco, quindi diretto, sono disponibili i pamphlet che sono stati stampati nel periodo rivoluzionario. I pamphlet erano uno strumento di intervento politico, di dibattito eccezionale. Magari appunto vi erano contenuti specifici che parlavano di una determinata circostanza, di una determinata situazione, di un determinato dibattito, però vedete, se noi avessimo bisogno di ricostruire, come dire, quel tipo di comunicazione, adesso tramite internet noi abbiamo accesso diretto tramite altre fonti. Addirittura tra le fonti disponibili ci sono... c'è la digitalizzazione dei rapporti di polizia che nel periodo pre-rivoluzionario pedinava quelli che poi sarebbero diventati rivoluzionari, descrivendone giorno per giorno che cosa facevano. Sono stati digitalizzati tutti questi materiali e messi a disposizione online. Adesso, a titolo dimostrativo, vi faccio una breve carrellata. Allora, Stanford University.
copio l'indirizzo, come funziona il sito. Vedete, ci sono, è intuitivo, diciamo, ecco. Cioè, ho intenzione di consultare gli archivi parlamentari oppure di far consultare i miei allievi gli archivi parlamentari, quindi per sapere cosa ha detto il re il maggio-giugno 1789. Vedete, gli archivi sono organizzati anno per anno, clicco su 1789, saltano fuori praticamente le serie di tutti gli interventi che sono stati fatti, clicco sul primo, ma adesso io non sono un esperto della Rivoluzione Francese e non è una lezione sulla Rivoluzione Francese. Ci serve solamente questo esempio per farvi capire che tipo di lavoro, che tipo di risorse abbiamo disponibili in un ambiente di apprendimento come quello, quello che stiamo adesso realizzando noi, adesso in diretta, che varrebbe, naturalmente se fossimo in presenza varrebbe lo stesso, basterebbe avere un computer connesso, che ci dà la possibilità praticamente di entrare, vedete, nella trascrizione del contenuto degli archivi parlamentari. Allora, vedete, io parto proprio dalla prima, dal frontespizio, apro il frontespizio, vedete, archivi parlamentari, qua riesco a visualizzare la fonte primaria, cioè la fotografia della fonte primaria, dopodiché il testo naturalmente è disponibile, vedete, trascritto, per cui se mi interessa, come dire, capire che cosa c'è scritto qua, anche se non conosco il francese, seleziono il testo, tasto destro, copia, apro una scheda di Google, scrivo Google traduttore, scrivo Google traduttore, apro il lo apro, incollo col tasto destro il testo, e in una frazione di secondo ho una traduzione, vi posso garantire, non è eccellente, cioè non è una traduzione, come dire, fatta da un traduttore professionale, ci sono sicuramente degli errori, ma si capisce benissimo che cosa eventualmente ha detto il re, che cosa ha detto Robespierre, che cosa ha detto Marat, che cosa ha detto in quel tale giorno il tale personaggio. Allora, ripeto, questi sono gli archivi parlamentari. Però, come vi stavo dicendo tra un attimo, e un attimo fa, abbiamo anche un archivio con le immagini della Rivoluzione Francese. E non abbiamo più solo 10 immagini del manuale di storia moderna, ma abbiamo, vedete, una banca dati organizzata con vari criteri di ricerca. Scelgo ad esempio questa, una ricerca per genere, prendiamo il genere delle scene storiche, delle immagini del tempo delle scene storiche, vedete, clicchiamo sull'immagine e ci fa vedere, nel giro di qualche secondo, l'immagine riprodotta in formato digitale, con tanto di metadati, quindi di descrizione professionale dettagliata, che appunto ci dice che cosa contiene questa immagine e chi l'ha prodotta, per quale ragione è stata prodotta. Quindi, ripeto, fonti primarie che sarebbero state impensabili 30 anni fa, 35 anni fa, quando io facevo le scuole superiori. Cioè, a meno che non si fosse andati in Francia a visitare gli archivi di Stato, probabilmente nessuno di noi avrebbe avuto mai la possibilità di consultare la fonte primaria con le dichiarazioni del re o di Robespierre. Stesso discorso per la stampa, per la stampa. Anche qua apro una nuova scheda di Google, incollo l'indirizzo per facilitare adesso anche con voi il lavoro di visualizzazione. Mi interessa fare leggere ai miei ragazzi L'Amico del Popolo, che era il giornale di Marat. Vedete, il giornale di Marat io lo trovo organizzato per annate. Clicco sulla prima annata per dire, chiedo ai ragazzi di leggere i primi numeri. Il primo numero, vedete, del 1º gennaio 1790, ecco, vedete, abbiamo l'accesso direttamente al quotidiano di Marat. Bene, altra fonte primaria. Ritorno di nuovo qua per farvi vedere appunto che vi faccio rivedere rapidamente questa slide con le fonti primarie appunto rappresentate da pamphlet e da rapporti di polizia.
sulle slide che poi condivido, naturalmente voi trovate eventualmente i riferimenti anche bibliografici. Allora, che cosa si può fare con i ragazzi con tutta questa roba che 30 anni fa, 35 anni fa, non c'era? Cosa si può fare? Allora, vedete già solo questa piccola immagine, no? Usare i telefonini non solo per chattare con gli amici, ma anche per aprire l'amico del popolo, ad esempio, per studiare potrebbe essere, ad esempio, un tipo di lavoro sempre alla portata ormai di tutti. Ma basandomi appunto su un lavoro che ha fatto poi un collega, Giulio Blasi, che ho citato in una delle slide precedenti, questa non è farina del mio sacco, devo dire, ho trovato questo lavoro di analisi già fatta, un lavoro di un paio di anni fa. Vedete, che cosa si può fare con queste fonti primarie che erano indisponibili alla maggior parte del mondo fino a qualche anno fa? Si possono fare lavori di gruppi, si possono, approfondimenti a partire dal manuale, si può ricostruire l'iconografia completa di certi aspetti della rivoluzione, si possono allestire TG, volendo si può fare anche la cronaca giorno per giorno della rivoluzione, evidentemente. Si può lavorare sulle fake news, siamo in tema di cittadinanza digitale, abbiamo detto di cittadinanza in generale. Le fake news sono un elemento importantissimo per lo studio della rivoluzione, giacché un'accelerazione, il primo mese di rivoluzione praticamente è stata determinata proprio dalla grande paura, no? I contadini spaventati che gli aristocratici volessero, ad esempio, volessero contrattaccare e, per questo motivo, appunto, c'è una radicalizzazione che porta naturalmente gli eventi a diventare irreversibili. Le fake news sono state un elemento fondamentale anche durante la rivoluzione. Per cui, vedete, si può lavorare sugli stili oratori dei maggiori personaggi, si può lavorare sinteticamente, insomma, sulle fonti primarie, secondarie e terziarie. Bene, io vi ho fatto vedere alcune fonti sulla rivoluzione francese, ma in realtà noi abbiamo bisogno di riflettere sui pozzi buoni che troviamo online, che ci servono nella didattica, che ci servono nei servizi bibliotecari, ad esempio, su qualsiasi tema. Evidentemente non è che dobbiamo occuparci solo e soltanto della rivoluzione francese. A questo proposito penso che sia importante riflettere sul concetto di biblioteca digitale. Per questo motivo vi propongo di fare un breve brainstorming sul concetto di biblioteca digitale. Come faccio a fare il brainstorming insieme a voi? Già chi c'era l'altra volta si ricorderà. Dentro il mio spazio Drive, che poi condivido anche con voi nella Classroom, nel pulsante nuovo che trovo in alto a sinistra, ho la possibilità di scegliere varie applicazioni. Tra le tante ne trovo appunto una che si chiama Google Jamboard. È la stessa che abbiamo utilizzato l'altra volta. Mi consente di creare e condividere una lavagna bianca, replicabile fino almeno a 20 volte, nella quale possiamo raccogliere delle risposte. Adesso io do un titolo a questa lavagna, la chiamo Rivoluzione Francese. Rivoluzione Francese, va bene, anche se poi in realtà il tema, la domanda sarà un'altra. Come faccio a darvi, a farvi la domanda? Vi ricorderete, sulla sinistra ci sono gli strumenti di lavoro, scelgo di inserire una nota adesiva e nella nota adesiva, che è sostanzialmente un post-it, scrivo che cos'è una biblioteca digitale. Mi interessa ricevere risposte da parte vostra su questa domanda. Come fate a rispondere? Vi mando il link che copio da qui col tasto destro, lo metto nella chat. Lo metto nella chat, se tutto va bene, vediamo se ci riesco. No, non mi consente di metterla, probabilmente perché... Allora, interrompo la condivisione un attimo.
incollo l'indirizzo del Jamboard e man mano che voi cliccate sul link, entrate in modalità anonima su questa lavagna e inserite una o più risposte su questa domanda. Che cos'è una biblioteca digitale secondo voi? Naturalmente risposte stringate, ecco, anche singole parole eventualmente, no? Anche singole parole chiave. Non, è brainstorming, quindi va da sé che ognuno risponde un po' come gli pare. Se vi trovate in un'aula, naturalmente i ragazzi le prime volte magari tenteranno anche un po' di fare qualche pasticcio, ma voi naturalmente che siete i registi, come io in questo momento, cercherete di mantenere un po' in ordine le risposte. Mantenere in ordine le risposte, magari provate anche a classificarle in un certo senso in maniera veloce. Se non ci basta una lavagna, ne creeremo tra un attimo, ne creiamo qualcun'altra in maniera abbastanza facile. Bene, vedo che anche voi. Allora, vediamo che tipo di risposta arriva. Biblioteca consultabile da un dispositivo elettronico, una grande risorsa, una meraviglia tecnologica, una miniera di dati. Bene, una biblioteca, allora questa è una risposta un po' più articolata, mi permetto di ingrandirla. Una biblioteca che ha trascritto i contenuti in formato elettronico rendendoli accessibili a distanza. Tom, scusami, sì. Dovresti forse condividere la lavagna, il Jamboard? Giusto, 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 scusatemi, non ci avevo pensato. Bene, bene, adesso faccio in un attimo, eccoci qua. Perfetto, grazie. Grazie Michele, grazie. Bene, vedo che le risposte stanno arrivando e che in realtà ognuno di voi già le risposte le vede, no? Man mano che risponde, in realtà vede anche quelle degli altri. Tutti vedono tutto. Tutti possono modificare tutto, siamo tutti anonimi, a parte io, insomma, che sono, come dire, in questo caso il regista dell'aula, ma insomma, io non so chi è che sta rispondendo con questi post-it. E potrebbe essere utile mantenere l'anonimato nella nostra classe, come potrebbe essere invece necessario identificare i ragazzi facendoli registrare con il loro nome e cognome, magari della suite di Google che la scuola gli ha fornito. Bene, vedo che le risposte sono anche abbastanza, soprattutto mi interessa verificare che le persone che stanno riuscendo a connettersi alla lavagna sono il più possibile, non vorrei lasciare indietro nessuno. Naturalmente i ragazzi li aspetto tutti, naturalmente i bambini anche li aspetto tutti, quando siamo sicuri di essere tutti. Poi iniziamo anche il lavoro. Nel vostro caso, vabbè, siete tanti, siamo una quarantina di persone in questo momento presenti, penso. E, certamente non è facile, non sarebbe neanche facile avervi in chiaro in questa lavagna, nome e cognome. Va bene, comunque, vedete, le risposte sono articolate, no? Le risposte sono articolate. Abbiamo l'idea che la biblioteca digitale sia veramente una risorsa enorme che ha tantissime sfaccettature, dalla digitalizzazione di materiali che prima erano cartacei, no? Alla creazione di risorse che nascono nativamente proprio digitali e che quindi troviamo disponibili lì. Se non ci sono altre risposte, possiamo eventualmente andare avanti. Per chi non c'era l'altra volta, accenno a mostrarvi che appunto è possibile inserire fino a 20 lavagne vuote, per cui se il brainstorming con i vostri ragazzi sulla Rivoluzione Francese, sulle biblioteche digitali, sullo studio del corpo umano, volete farlo durare anche un'ora, vedete, voi avete materiali, spazio sufficiente per raccogliere tantissime risposte.
Bene, che cos'è quindi una biblioteca digitale? Naturalmente io adesso vi propongo velocemente una definizione, perché questo ci aiuta naturalmente anche a sviluppare ulteriormente il lavoro. Quindi torno sulla mia slide. Allora, che cos'è la biblioteca digitale? È una definizione lunga, ma tranquilli, la leggiamo a salti, non vi preoccupate. Allora, la biblioteca digitale è una biblioteca immateriale, qualcuno l'ha anche detto, in cui vengono conservati e resi disponibili documenti digitali, sia convertiti, sia nativi, no? Dal punto di vista digitale. Per cui ci si può entrare in questa biblioteca da casa, dallo studio, dall'aula didattica, dall'ufficio. Attenzione però, non sono solo cose, anche ancorché materiali, quelle che troviamo dentro la biblioteca digitale, perché le biblioteche digitali sono delle vere e proprie organizzazioni che oltre a fornire risorse hanno anche personale specializzato che mette dentro quel materiale lì, che lo organizza, che lo seleziona. Quindi c'è comunque sempre un lavoro di intellettuale, di interpretazione, di redistribuzione dei saperi. Quello che mi interessa infine sottolineare con voi è che una biblioteca digitale, in un certo senso, è una comunità fatta di persone evidentemente di organismi informativi come siamo noi in questo momento, che si scambiano anche del materiale. Pensate un po', la lezione che stiamo facendo in questo momento, noi la stiamo registrando. Ecco, finirà negli archivi naturalmente del comune di Fano. Finirà probabilmente nelle risorse della biblioteca, del sistema bibliotecario, verrà caricata su YouTube. Cioè, quello che stiamo facendo in questo momento, cioè il fatto che io stia parlando, voi mi state ascoltando e state magari interagendo, lo stiamo registrando e diventa automaticamente una risorsa educativa disponibile anche per il futuro. Per cui vedete, la biblioteca digitale non è soltanto qualcosa che conserva delle cose già preesistenti, ma è un ambiente in continua lavorazione, in continuo aggiornamento. Internet è, in un certo senso, no? È la metafora di una biblioteca infinita, che si alimenta continuamente dei contributi di ognuno di noi. Bene, che cosa significa questo? Che una biblioteca di carta, noi eravamo abituati ad immaginarcela in questo modo, giusto? Gli scaffali con dei libri rilegati, appunto ordinati, no? In maniera più o meno organizzata, conservati appunto sugli scaffali in maniera più o meno organizzata. La biblioteca digitale oggi è sostanzialmente la stessa fotografia. Perché? Perché, come vedete, c'è un ragazzo con il computer che potrebbe in questo stesso momento avere accesso a quei libri che noi vediamo in formato cartaceo organizzati sugli scaffali, in realtà potrebbero essere disponibili anche in formato digitale sul suo computer. Perché? Perché sono ormai una quarantina d'anni che tutti i libri, salvo proprio pochissimissime eccezioni, i libri d'arte, nascono digitali, cioè non vengono più prodotti come con la tecnica di Gutenberg, con la stampa a caratteri mobili. I libri vengono scritti al computer e poi eventualmente vengono stampati. Il fatto che vengano scritti su un computer significa che possono essere automaticamente i libri, perlomeno degli ultimi 40 anni, tutti disponibili in formato digitale dentro quel computer del ragazzo che sta seduto sullo scaffale. Bene, bene. Allora, dicevamo, brainstorming. Abbiamo cercato di ricordarci com'è fatta la nostra classe e com'era fatta la nostra classe quando andavamo a scuola noi. I media disponibili erano quello che erano. Che cos'è disponibile oggi? Io vi ho fatto vedere disponibile qualcosa delle fonti primarie sulla Rivoluzione francese. Però abbiamo detto che il nostro problema adesso è capire se sono disponibili risorse su qualsiasi materia che riguardi l'insegnamento, che riguardi i servizi, ad esempio, bibliotecari. E in rete di risorse ce ne sono veramente tantissime, che si possono dividere in due tipologie, grosso modo, le risorse aperte e le risorse commerciali. Allora, io vi faccio vedere rapidamente
un elenco di risorse aperte, di pozzi più che altro. Io vi do i titoli, poi voi dopo con calma, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quando vi pare, vi andate a dare un'occhiata. Ad esempio, non potete non conoscere Internet Archive. È una biblioteca digitale gigantesca dove trovate qualsiasi tipo di file che sia soprattutto di pubblico dominio. Dopodiché non potete non conoscere il progetto Gutenberg, che è la prima biblioteca digitale della storia di Internet, costruita, cioè programmata, quindi avviata nel 1971. Parliamo di 50 anni fa, cioè proprio alle origini di Internet. Naturalmente anche in Italia abbiamo una biblioteca tipo Project Gutenberg, si chiama Liber e digitalizza naturalmente materiali di pubblico dominio italiani, per cui potete trovare Dante, potete trovare Torquato Tasso, potete trovare Leopardi, Pirandello, tutti gli autori naturalmente che sono di pubblico dominio. Wikisource è un'altra biblioteca digitale che vi consente addirittura di esercitarvi nella trascrizione digitale, come facevano gli amanuensi durante il Medioevo, sulla pergamena loro, noi lo facciamo naturalmente in formato digitale. Gallica è la biblioteca digitale francese, è quella che un po' in parte vi ho fatto vedere per quanto riguarda la riproduzione digitale della stampa, no? Della rivoluzione. Ecco, è una miniera di risorse Gallica, come è una miniera di risorse europeana. Non so quanti di voi la conoscono, ma europeana è la biblioteca digitale dell'Unione Europea, che raccoglie materiali non solo preziosissimi, ma anche bellissimi, di tutte le principali biblioteche nazionali d'Europa. E le mette a disposizione in formati che sono anche di alta qualità, quindi non è che mettono delle riproduzioni scadenti. Si parla di milioni di opere d'arte, di manufatti, di libri, di video, di altissima qualità. Dategli un'occhiata. Date un'occhiata naturalmente alla Biblioteca Digitale Italiana, che si chiama Internet Culturale, che contiene manoscritti, libri, spartiti, carte geografiche, immagini e registrazioni sonore. Voi segnateveli queste fonti, queste sono delle vere e proprie fonti, sono dei pozzi buoni dove davvero c'è roba di prima scelta, non c'è la prima cosa che ci viene fuori su Google, ma ci sono risorse selezionate appunto con un lavoro intellettuale e professionale alle spalle. Per quelli di Fano, ma non solo naturalmente, però visto che questo corso nasce a Fano ed è destinato principalmente ai professori fanesi, vi faccio un esempio di Internet Archive. Internet Archive è, abbiamo detto, una biblioteca no profit di milioni di ebook. Allora, cosa ha fatto la Biblioteca Federiciana? Cosa ha fatto? Se voi cercate Biblioteca Federiciana, ripeto, l'accesso è libero, non c'è bisogno di registrarsi, di fare nulla. Se voi cercate Biblioteca Federiciana, salta fuori che sono stati caricati 466 oggetti. Clicchiamo su questi 466 oggetti e saltano fuori materiali che una volta erano consultabili solo ed esclusivamente venendo alla Biblioteca Federiciana, chiedendo, come dire, l'autorizzazione anche a visualizzarli, con tanto di bibliotecario che doveva aprire la porta blindata, perché appunto si tratta di materiali storici preziosissimi. Questi materiali sono stati digitalizzati e adesso voi li potete scaricare liberamente. Vi interessa lavorare sulle mappe di Fano? Dalla più antica a quella più recente disponibile su Internet Archive, lavorate di grafica, lavorate di storia, di geografia, di scienze, di qualsiasi materia, evidentemente voi avete la fonte primaria a disposizione. Per farvi un esempio, diciamo, più ancora proprio più prestigioso, voi potete trovare
un manoscritto appunto che è conservato rigorosamente in cassaforte, si può consultare solo tramite apposita richiesta, voi adesso lo potete naturalmente sfogliare direttamente su Internet Archive. Ecco, questo è materiale disponibile su Fano. Se voi cercate naturalmente qualcosa sulla vostra città, state certi che sicuramente qualcuno qualcosa ha già caricato. Ancor meglio se c'è una biblioteca alle spalle che ha fatto questo lavoro di digitalizzazione del pregresso. Bene, allora vi ho fatto vedere alcune risorse aperte, disponibili gratuitamente online. Allora adesso però la domanda diventa: noi dobbiamo fare lezione con i nostri ragazzi o dobbiamo servire i nostri utenti mettendo a disposizione mica solo risorse, anche se di buona qualità, ma appunto mica solo le risorse disponibili gratuitamente online. Ci servono spesso e volentieri i materiali che sono in commercio. Come facciamo ad accedere ai materiali che sono in commercio? A questa domanda risponderemo tra 5 minuti dopo la pausa che appunto mi è stata chiesta all'inizio di questo incontro e che molto volentieri vi concedo. Sono le 16.02, alle 16.07 riprendiamo. Buon pomeriggio, scusate se vengo ad interrompere la pausa, sono la disturbatrice seriale degli account. Benvenuta. Allora, volevo rispondere alle domande che ho visto in chat. Quindi, ho messo in chat il link per l'iscrizione alla Classroom. Alla Classroom si accede solo con account personale, perché chi ha un account scolastico, proprio per garantire la privacy soprattutto degli studenti, eccetera, non è permesso di iscriversi a corsi esterni al proprio dominio. Quindi questo lo facciamo per preservare i ragazzi, naturalmente. Quindi altrimenti io avrei dovuto aprire la piattaforma per tutti e a quel punto non potevo più garantire certe caratteristiche. Quindi, come io, anche gli altri che si occupano nelle altre scuole. Quindi accedete con un account personale, Gmail o quello che è, ed entrate quindi con l'account personale cliccando sul link che vedete. Logicamente, se in questo momento siete collegati con l'account della scuola, lui sicuramente vi va a pescare quello. Quindi magari potete copiare e salvarvi il link su un blocco note, su un foglio di Word, e poi ci cliccate più tardi con il link con l'account personale. Un'altra domanda, una collega ha scritto: non mi vedo tra i partecipanti. Allora, io invece la vedo, è Katia Brunelli, la vedo, c'è anche nell'elenco che Sofia fornisce al termine della registrazione, però molti account sono collegati a Sofia con posta.istruzione.it e se a luglio non avete fatto la procedura di passaggio al nuovo account di posta, cioè posta.istruzione.it, le comunicazioni che hanno mandato in automatico avendo quell'elenco lì naturalmente non vi sono arrivate. Ok? Quindi in questo senso queste sono le comunicazioni. Ultima cosa, il link per il form per le presenze, Tommaso. Sì, l'ho appena mandato. Sì, avrei potuto mandarlo all'inizio, ma in realtà mi è sfuggito, ma l'ho mandato ora, ma non credo che. Quindi possiamo ricordare che comunque il link alla riunione, alla stanza di Zoom rimane sempre lo stesso. Quindi in quella prima mail o nella seconda avete il link che rimarrà sempre lo stesso, l'elenco di tutti gli appuntamenti. Ricordiamo che, visto il periodo particolarmente intenso di impegni che abbiamo, si potrebbero sovrapporre, quindi può essere che non riusciamo a partecipare. Non vi preoccupate perché, come in tutti i corsi Sofia, c'è una percentuale di presenze. E quindi equivale al 75% e il gioco maggiore naturalmente lo riveste poi il lavoro finale che verrà fatto possibilmente in gruppi di docenti, magari che possono arrivare anche da scuole diverse. Quindi utilizziamo ancora di più appunto la distanza e il digitale per poter conoscerci meglio anche da varie scuole e poter mettere insieme delle esperienze. Quindi nel secondo incontro, già nella mail potete avere sempre lo stesso link. Seguendo il calendario vi basterà semplicemente vedere dove collegarvi.
Su Sofia non è più possibile iscriversi, sto vedendo un intervento di Fabio, perché su Sofia il numero è bloccato, quindi naturalmente avrai comunque, poi dopo controlleremo e vedremo i reali presenti anche fuori da Sofia, quindi un attestato di partecipazione che però non sarà erogato da Sofia, perché la piattaforma prevedeva un numero fisso che era 50 persone. Ho consumato tutta la pausa, quindi previstore, per colpa mia hanno consumato la pausa, non hanno fatto neanche il caffè, quindi chiedo venia e quindi chiedo una... no, va bene. Meno male, perché sennò io il registro presenze oggi me ne sarei scordato probabilmente. Va bene. E adesso tra un attimo riprendiamo, giusto il tempo di tirare il fiato. Per chi volesse approfittare per rispondere al questionario, io l'ho già incollato un paio di volte. Le pause a distanza sono un po' tristi, è vero. E come si fa a firmare? Mando il link con il registro delle presenze. Basta registrarsi, basta cliccare sul link e rispondere al piccolo questionario, indicando i campi obbligatori. Allora, per Classroom c'è un codice che io adesso provvedo a mandarvi, provvedo a mettere nella chat, però ricordatevi appunto che non potete, usare le vostre credenziali della scuola. Per chi non fosse riuscito a collegarsi al Classroom, trovate disponibile adesso dentro la chat. Ecco, infatti, no, vabbè, ma la maggior parte vedo comunque c'è già... Beh, no, la maggior parte non, ne mancano ancora diversi, ne mancano nella Classroom. Intanto per la prossima, diciamo, tra qui e la prossima volta, poi dopo proveremo anche a dare vita all'ambiente asincrono in maniera un po' più vivace. Bene, allora io, cari colleghe e colleghi, riprenderei, perché vi voglio far vedere ancora qualche risorsa utile, soprattutto vi voglio far vedere delle cose che sono assolutamente importantissime nell'ottica della cittadinanza e della cittadinanza digitale. Noi abbiamo il dovere civile di
fare perlomeno vedere ai nostri utenti e soprattutto ai nostri ragazzi, ai nostri allievi nelle scuole, queste risorse pubbliche. E naturalmente io adesso vi faccio un esempio a partire da un caso, diciamo un caso studio, ecco, e dopodiché vedrete, arriviamo naturalmente a ragionare su come, su qual è la maniera migliore per spiegare alcuni requisiti di cittadinanza impliciti, chiamiamoli così, ai nostri allievi, ai nostri utenti. Allora, abbiamo detto che sulla cioè, se dovessimo appunto confrontare i nostri ambienti di apprendimento di qualche decennio fa con quelli di oggi, è chiaro che abbiamo delle differenze che noi non possiamo più ignorare. Non possiamo continuare a fare lezione come si faceva 30 anni fa, 40 anni fa. Sarebbe, come dire, quasi un... sarebbe davvero un peccato, insomma, ecco, perché abbiamo delle risorse in rete che è assolutamente centrale far conoscere ai ragazzi, facendogli venire magari anche la voglia di studiare la storia, facendo l'indagine, un'indagine storica sulle fonti primarie, piuttosto che ripetere, magari studiare solo sul manuale, come facevano fare a me appunto 35 anni fa ormai. E quindi abbiamo detto, abbiamo su internet abbiamo tantissime risorse, abbiamo visto delle risorse gratuite, ma se noi volessimo far leggere ai nostri ragazzi dei libri sulla Rivoluzione Francese che non sono liberamente disponibili online e che non sono i libri di Marat o di Robespierre, che sono fonti primarie dell'epoca, ma vogliamo, come dire, leggere qualcosa di contemporaneo che faccia riferimento a quegli eventi lì. Allora, supponiamo di essere in una classe di scuola media, di seconda media, appunto, secondaria di primo grado, e vogliamo far leggere un libro sulla Rivoluzione Francese ai nostri allievi in classe. Allora, come si comporta il nostro allievo? Supponiamo di avergli detto: guarda, dovete leggere la Rivoluzione Francese raccontata ai ragazzi di Lucio Villari. Adesso prendo proprio un esempio il più possibile trasversale, naturalmente voi capite, no, che è solo un esempio. Allora, cosa fa il ragazzo? Se è abbastanza, se è stato, come dire, istruito, se è stato educato a dovere, sa che esistono le biblioteche pubbliche, per cui cercherà subito il catalogo delle biblioteche pubbliche della zona. Qui nel nord delle Marche il catalogo delle biblioteche pubbliche si chiama Bibliomarche Nord, ed è questo, ed è questo portale qua. Allora, se il ragazzo è stato educato a questo tipo di ricerca, cosa fa? Cerca Rivoluzione Francese Villari, è solo un esempio, è solo un modo, adesso le modalità di ricerca possono essere differenziate, però per andare subito al sodo, cerca Rivoluzione Francese Villari, dà invio e gli vengono fuori 9 risultati. Questi 9 risultati nei cataloghi delle biblioteche delle province di Ancona e Pesaro, vedete, questi 9 risultati fanno riferimento a libri di carta posseduti dalle biblioteche di Pesaro, Urbania, Ancona, Mondolfo. Ma noi siamo a Fano, abbiamo bisogno di vedere quello che c'è, ad esempio, alla Mediateca Montanari. Bene, cosa fa il ragazzo? Clicca su Mediateca Montanari, va nel dettaglio della scheda del libro e vede che il libro alla Mediateca Montanari è effettivamente disponibile per il prestito e si trova addirittura collocato in un posto preciso della biblioteca. Bene, cosa fa un ragazzo? Esce di casa, viene qui alla Memo, se non è iscritto si iscrive, insomma, supponiamo che sia iscritto, va direttamente allo scaffale, prende il libro oppure lo chiede ai bibliotecari che in qualche secondo glielo rimediano. Lo prende in prestito e se lo porta a casa per una
per un mese. Poi in questo periodo di pandemia è anche, ci sono anche, come dire, delle condizioni anche particolari. Bene, se lo porto a casa per un mese. E tutti gli altri ragazzi della classe come fanno a leggere questo romanzo? O un gruppo di ragazzi che abbiamo selezionato per la lettura di questo, non di questo romanzo, scusate, non è un romanzo, è un saggio sulla Rivoluzione Francese. Come fanno gli altri ragazzi a leggere questo saggio? Niente, non hanno la possibilità, perché una volta che l'unica copia che hanno, che abbiamo alla Mediateca disponibile è uscita in prestito, gli altri... hanno una sola, cioè hanno non una sola possibilità, neanche, ne hanno anche più di una, però in realtà quello che faranno quasi automaticamente sarà andare a casa e chiedere ai loro genitori che gli diano i soldi per andare a comprarsi il libro in libreria, se va bene. Se i genitori i soldi ce li hanno, glieli danno. Se i genitori non ce li hanno i soldi, perché succede anche questo nel 2020, e non è detto che il ragazzo abbia, come dire, il diritto, abbia, possa esercitare il diritto all'accesso a questa fonte informativa, a questa fonte di studio. Quindi di fatto no, il ragazzo si trova inserito in una dinamica di discriminazione e di disuguaglianza. È automatica, cioè proprio diventa automaticamente. Però supponiamo automaticamente così, scusate. Allora, supponiamo che i genitori i soldi ce li abbiano. Gli danno i 10 euro, i 15 euro, quello che costa, lui va in, il ragazzo o la ragazza vanno in libreria, comprano il libro e sono a posto. Se hanno magari i genitori abbastanza, come dire, organizzati dal punto di vista degli acquisti digitali, potrebbero fare anche un lavoro del genere. Potrebbero fare. Potrebbero, ad esempio, aprire una nuova scheda qua su browser, scrivere Amazon, cercare dentro Amazon Rivoluzione Francese Villari, dare invio e verificare che effettivamente c'è disponibile in commercio il libro di Villari, Amazon, per la cifra di 8 euro o 14 o 11,40, vedete, vi manda a casa il libro di carta, ve lo consegna anche il giorno dopo probabilmente, oppure se sono, come dire, genitori o una famiglia abbastanza organizzata dal punto di vista dei consumi digitali, potrebbero anche decidere di scaricare per 5,99 euro, quindi con un risparmio notevole, il file digitale da leggere sul telefonino o sul Kindle. Adesso il genitore magari è uno anche che ha una certa consapevolezza digitale, dice: guarda, io non voglio comprare da Amazon perché è un monopolista che non mi piace che tipo di politiche editoriali fa, voglio comprare da una libreria minore, per cui sceglie a questo punto IBS. Per cui cosa fa? Va su Google, scrive Internet Bookshop, sostanzialmente significa questo, è una libreria digitale in italiana, clicca su IBS, cerca Rivoluzione Francese Villari, vediamo un po' che succede, il libro lo trova agli stessi prezzi di Amazon, vedete? 8, 11,40, qua ad esempio esce sul libraccio probabilmente una versione usata, 5,40 euro. Vedete, c'è anche il file digitale, sempre a 5,99 euro. Il costo per l'editore, come dire, ha messo come prezzo su questo file, sia che tu lo compri da Amazon, sia che tu lo compri da IBS, quindi con un formato diverso, costa sempre un centesimo meno di 6 euro. Quindi vai sempre comunque a risparmiare qualche cosa. Adesso non so quanti di voi conoscano, ad esempio, una specie di Netflix italiano per i libri. Lo dico così in maniera un po' grossolana. Non è Netflix, sappiamo che è un servizio digitale per il cinema, giusto? Per i film. Naturalmente voi immaginatevi qualcosa del genere per i libri. Come si chiama questo portale italiano? Adesso io vado su Google di nuovo, come pagina principale. Bene, dentro Google scrivo MLOL Plus.
non fateci caso adesso alla complessità della parola, poi dopo la, comunque la lezione registrata, casomai prendetevi un appunto. Ecco, vedete, il portale che viene aperto si chiama in questo modo, vedete c'è questo logo qua a sinistra, MOL conseguito da, un più. Quindi dice prova gratis MLOL Plus per un mese, puoi fare sostanzialmente un abbonamento per un mese, durante il quale hai diritto a scaricarti dei libri da leggere. Vediamo se c'è Lucio Villari con la Rivoluzione Francese. Rivoluzione Francese, Villari, vediamo un po' se salta fuori. Sì, c'è. C'è questo libro qua in formato digitale e cosa ci dice MLOL Plus? MLOL Plus ci dice che se vuoi comprare il file costa 5,99 euro come Amazon e come IBS, ma eventualmente puoi anche verificare la disponibilità a un prestito a pagamento. Prestito a pagamento, attenzione. Quindi clicco su verifica disponibilità, metto, la prima volta tocca registrarsi naturalmente, metto le mie credenziali, entro dentro e guardate un po', mi viene abilitato il pulsante per prendere in prestito un libro per un valore di 150 crediti. Io questi crediti me li sono comprati sostanzialmente facendo un abbonamento di 10 euro. Facendo un abbonamento, vedete, che dura fino al 13 di ottobre, l'ho rinnovato proprio ieri, io di tanto in tanto faccio questo abbonamento perché mi interessa leggere delle cose che magari non sono disponibili altrove. Bene, invece che scaricarmi sostanzialmente un film, vedermi streaming un film, mi scarico un libro che mi tengo per 14 giorni e che ho pagato. Allora, attenzione, torno di nuovo sulla pagina principale. Fino a qui noi abbiamo dato ai ragazzi il compito di leggersi un libro dicendogli andate a cercarlo in biblioteca. In biblioteca il primo è riuscito a prendersi il libro in prestito, dopodiché gli altri sono rimasti senza, a meno che appunto non siano riusciti a farsi dare i soldi dai genitori o per comprare il libro di carta in libreria oppure per comprarlo online o di carta o digitale, vedete. Comunque bisogna avere una carta di credito, bisogna avere dei soldi, bisogna avere un certo tipo anche di consapevolezza, di competenza per poter fare una cosa del genere. Bene, allora qui viene, come dire, ulteriormente approfondito il tema della cittadinanza, secondo me. Perché io vi ho fatto vedere appunto questo passaggio. Cerco sulle biblioteche pubbliche, nei cataloghi non lo trovo. Cerco su Amazon e costa forse un po' troppo, a base alle mie disponibilità. Se riesco a fare un abbonamento, ma se i soldi non ce li ho, come faccio ad accedere? Come facciamo a garantire a tutti i cittadini italiani, e non solo evidentemente, l'accesso al sapere, alle conoscenze registrate, anche quando non hanno i soldi, non hanno i mezzi per poterselo permettere? Allora, a questa domanda proviamo a rispondere a partire da un'altra domanda. Che succede se invece che farsi l'abbonamento a MLOL Plus, invece che essere dei privati, dei singoli genitori a fare l'abbonamento, sono gli enti pubblici che si fanno, che aderiscono a quel progetto lì? Succede una cosa del genere, ve lo faccio vedere in diretta. Succede questa cosa. Sostanzialmente, invece di scrivere MLOL, molti di voi sono sicuro già che lo conoscono questo servizio, però conta adesso, vedere come spiegarlo anche ai ragazzi, come farlo entrare dentro nei nostri ambienti di apprendimento, che siano le scuole, che siano le biblioteche. Scrivo MLOL Marche, perché la Regione Marche ha deciso di abbonarsi a questo servizio. Vedete, l'interfaccia è sempre la stessa, più o meno. Cambia che qua compare, ad esempio, il logo della Regione Marche. Qua in alto, vedete, compaiono i loghi istituzionali. Se vado a cercare nel catalogo dell'abbonamento fatto dalla Regione Marche e cerco Rivoluzione Francese, ecco, lo ce l'ho anche qua, cerco Rivoluzione Francese, Villari, il libro, vedete, c'è. Quando ci clicco sopra,
uguale, non mi dice che c'ha un prezzo, perché qua stiamo entrando nei servizi pubblici, non sono servizi a pagamento più, però devo verificare la disponibilità. Verifico la disponibilità, mi chiede di mettere uno username e una password, che in questo caso si rimediano iscrivendosi alle biblioteche pubbliche della regione. Bene, io sono già iscritto, clicco sul login perché ho già messo username e password e guardate, magicamente compare il pulsante scarica ebook. Allora, non è mai comparso il pulsante paga questo o quell'altro. Allora, io penso che sia importante dal punto di, punto di vista della cittadinanza sottolineare questo aspetto. Cioè, il ragazzo che non ha la possibilità di accedere alla conoscenza non può essere più per nessun motivo tagliato fuori. È nostra responsabilità, è nostro dovere spiegargli che esistono dei servizi pubblici e che questi servizi pubblici non sono un'opzione, sono un dovere civile in un certo senso. Quindi, a questo punto, anche al ragazzo possiamo dirgli, guarda, non hai neanche più scuse, neanche tu. Una volta non ci sarebbe stato il libro di carta a disposizione per tutti, adesso ti iscrivi in biblioteca e il libro te lo scarichi. Clicco su scarica ebook, mi leggo qua le istruzioni che rapidamente mi spiegano come configurare il dispositivo, scelgo il formato, scarico il libro, scarico il file, dopodiché me lo ritrovo aperto. Me lo ritrovo aperto. Adesso abbiate pazienza, qua va su altre mie cose adesso la libreria anche. Me lo ritrovo aperto, vedete, sul mio computer. Me lo ritrovo. Per cui, cosa posso fare con questo libro? Cosa posso fare con questo libro digitale? Adesso è andato a finire, vado all'inizio, porto all'inizio. Allora, vedete, sul mio computer in questo momento c'è un file con il testo che diversamente sarebbe stato disponibile in biblioteca solo in formato cartaceo. Questo testo qua io lo posso navigare, lo posso sfogliare, lo posso ingrandire, lo posso rimpicciolire, posso fare tante di quelle operazioni che si possono fare col testo digitale che già vedevamo anche ieri, no? E, per cui sono ipovedente e mi interessa leggere grandissimo, leggo grandissimo, ho bisogno di leggere con un carattere più piccolo, vedete, metterò un carattere più piccolo. E, adesso sto accennando a temi che voi conoscete meglio di me, probabilmente anche rispetto all'inclusione, no? Ecco, non solo ti spiego come funziona l'accesso alle fonti a pagamento in modalità gratuita passando dai servizi pubblici, ma poi queste fonti sono anche, come dire, adatte a un certo tipo di apprendimento, di stile di apprendimento, anche di bisogno, bisogno speciale di apprendimento. Bene, a questo punto io mi sono scaricato il libro anche sul computer, tutti i ragazzi, o il gruppo di ragazzi, evidentemente possono permettersi di leggere questo libro. Però attenzione, ritornando anche un po' alla lezione dell'altro giorno, no? La prof, il maestro, la maestra mi ha detto che non devo cercare solo un dizionario, un'enciclopedia, una rivista o un libro sulla Rivoluzione Francese. Scusate, sì, sulla Rivoluzione Francese. Mi ha detto che devo andare a fare anche una ricerca sui quotidiani eventualmente. Sui quotidiani di oggi oppure dei giorni, dei mesi precedenti. Allora, dentro la biblioteca digitale, appunto, Media Library Online del sistema bibliotecario Marche, ma questo vale anche per i colleghi naturalmente che sono collegati da altre parti d'Italia, se si rivolgono alle loro biblioteche pubbliche, ai loro enti pubblici, probabilmente hanno in qualche modo l'accesso a questo tipo di servizio. Bene, che cosa c'è su questa biblioteca digitale? Non ci sono solo gli ebook, ma c'è anche l'edicola, con addirittura 7123 testate in decine di lingue di tutto il mondo. Per cui vedete qua in anteprima compaiono il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa. Supponiamo che io debba continuare a fare la ricerca sui quotidiani, sul Corriere, voglio iniziare dal Corriere della Sera. Devo fare la ricerca sulla Rivoluzione Francese per vedere se negli ultimi tempi è stato pubblicato qualcosa relativamente a questo tema. Bene, clicco su sfoglia.
mi apre la possibilità di sfogliare, vedete, in diretta il giornale di oggi, il quotidiano di oggi, ma io non è che devo girare pagina a pagina per andare a cercare la Rivoluzione Francese. Qua in alto, a destra, ho una funzione di ricerca. Se scrivo Rivoluzione Francese e do invio, cosa fa questa piattaforma? Cerca Rivoluzione Francese in migliaia di titoli, compreso naturalmente il Corriere della Sera. Adesso ci sta mettendo un attimo, mi dice che nell'uscita corrente, sul Corriere della Sera di oggi, praticamente non c'è nulla che fa riferimento alla Rivoluzione Francese, mentre nei titoli correnti, vedete, nei titoli correnti, 2187, quindi titoli di oggi, compaiono le parole, vedete, francese, francese, francese. Sto sbagliando ricerca, evidentemente. Cioè, scrivere Rivoluzione Francese, cosa comporta? Comporta che va a cercare tutti gli articoli che hanno la parola rivoluzione, tutti gli articoli che hanno la parola francese. Non è esattamente quello che sto cercando, evidentemente. Allora, per cercare di essere più preciso nella ricerca, posso insegnare ai ragazzi, ad esempio, a mettere le virgolette, chiudere la parola, come dire, il criterio di ricerca, chiuderlo tra virgolette. A questo punto, se riclicco su cerca, la ricerca stavolta diventa pertinente. Vedete, cerca solo articoli che contengano la stringa Rivoluzione Francese. Insomma, in qualche minuto, praticamente io do la possibilità ai ragazzi di documentarsi su un tema sul quale avevamo visto risorse aperte, online, no? Accessibili senza alcun tipo di registrazione ai servizi pubblici. E in questo caso, registrandosi a un servizio pubblico, io do la possibilità ai ragazzi di fare delle ricerche su un materiale attuale o passato, che consiste sostanzialmente in quotidiani, riviste, eccetera. Per farvi vedere più, come dire, più direttamente questo tipo di risultato, provo a cercare, ad esempio, Focus Storia, che è una rivista naturalmente di storia, una rivista divulgativa. Vedete, Focus Storia, ce l'ho disponibile, io lo posso sfogliare semplicemente facendo due clic. Lo posso sfogliare e posso cercare dentro la rivista la parola chiave Rivoluzione Francese e vedere se nell'ultimo numero o nei numeri precedenti c'è qualcosa che parli di questo tema. Non ci sono solo, quindi, ebook, ci sono anche quotidiani, ci sono migliaia di riviste, ci sono anche audiolibri e naturalmente anche tantissime altre risorse che però sono visualizzabili ad esempio nel formato aperto, quindi libri digitali, immagini, spartiti musicali, mappe, eccetera eccetera. Allora, come vedete, io spero di avervi adesso dato qualche, come dire, qualche suggerimento, se non altro su come intanto allestire il vostro ambiente di apprendimento. Appunto, non arrangiatevi solo più con il manuale. Avendoci una LIM e un account a una biblioteca pubblica, per dire, voi potete visualizzare in diretta dentro le aule migliaia di materiali che sono anche a pagamento, che sarebbero a pagamento se naturalmente uno li acquistasse per conto suo. Però, ripeto, nessuno di noi ha un tale potere d'acquisto da potersi permettere l'accesso a tutte le fonti informative di cui ha bisogno. Non è solo un fatto di essere poveri. Anche se uno è benestante, una persona benestante non ha la possibilità di acquistare tutte le risorse di cui ha bisogno per poter studiare. Pensate a un professionista. Per cui, ecco, avere dei servizi pubblici che offrono questo accesso, già pagato con le nostre tasse di fatto, è un vantaggio per tutti. Cioè, paghiamo le tasse e tutti hanno la possibilità di accedere in modalità gratuita a queste risorse. Adesso,
Ci sono alcune risorse, tipo questa di Villari. Adesso ci torno un attimo su, Ci torno un attimo su perché vi voglio fare notare un'ultima cosa. Vedete, adesso compare come occupato, perché l'ho preso io in prestito, naturalmente. Bene, e vi vorrei fare notare una cosa, però da qui non ce la faccio. Proviamo con un altro libro sulla Rivoluzione Francese adesso. Proviamo con questo qua. Quando rivoluzionario, antropologia politica della Rivoluzione Francese. Allora, provo a scaricare il libro. Prima di scaricarlo mi dice che questo libro è protetto da un lucchetto, sostanzialmente. Il fatto che un libro sia protetto da un lucchetto, cosa significa? Che voi intanto avete solo 14 giorni di tempo per poterlo leggere, dopodiché diventa illeggibile. Ma non solo, una volta che l'avete scaricato sul vostro dispositivo, voi di quel file non potete fare quello che volete, perché c'ha delle restrizioni. Allora, se voi ricordate, nella sezione scorsa abbiamo detto, noi con il testo digitale possiamo in realtà fare tantissime operazioni, tantissime manipolazioni che sulla carta sarebbero impossibili. Quando gli editori adottano queste politiche restrittive, rendono impossibile, ad esempio, anche l'analisi linguistica di questi tipi dei testi che ci interessano. A meno che non succede come fanno, ad esempio, alcuni autori, e prendo un caso, diciamo, in un certo senso significativo, sono un gruppo di scrittori bolognesi, si chiamano Wu Ming, hanno scritto un romanzo ambientato durante la Rivoluzione Francese. Ok? Cerco adesso il nome degli autori, si chiamano Wu Ming, vado a vedere tra i risultati, ho sbagliato a scrivere qualcosa, scusate. Wu Ming, devo aver lasciato uno spazio. No, cos'è che non gli piace? Scusate, abbiate pazienza. Wu Ming. Cerco questi scrittori. Allora, scusate un attimo, siccome sono libri, mi stavo saltando un passaggio. Allora, voi qua ne trovate, tra le risorse a pagamento ne trovate solo alcuni. Se andate nelle risorse aperte, trovate tutti i romanzi di questo gruppo di scrittori che pubblica per Einaudi. Bene, ci interessa leggere L'Armata dei Sonnambuli, che è un libro ambientato, abbiamo detto, durante la Rivoluzione Francese. Clicco sul romanzo e vedete, c'ho direttamente il pulsante scarica, senza altri passaggi, senza alcun lucchetto, perché leggendo un po' più in basso vedo che questo libro è rilasciato con una licenza libera, sostanzialmente. Cioè gli autori hanno deciso di rilasciare con un formato leggibile da tutti, riproducibile da tutti liberamente, purché non a scopo commerciale, online. Il libro di carta, naturalmente, voi in biblioteca in libreria lo pagate, però se lo scaricate da qui, ad esempio, non lo pagate. Bene, scarico il file, lo scarico, vedete, ebook in corso di scaricamento, lo posso leggere naturalmente qua sul mio browser, ma lo posso anche, una volta che l'ho scaricato, l'ho messo dentro una mia cartella, per dire, e adesso vi vado a fare l'esempio diretto, l'ho messo nella cartella narrativa, vedete, io mi sono scaricato questo romanzo in due formati. Un formato EPUB, che è questo che ha questa icona, con i libricini sulla sinistra, e il formato invece documento, il formato documento che è quello che normalmente conosciamo. Se io clicco sul formato documento, ci mette qualche secondo, il romanzo mi viene aperto. Sono quasi 600 pagine di romanzo, vedete, il romanzo viene aperto, dopodiché io ho il testo facilmente manipolabile, no? Vi ricordate come facevamo l'altra volta? Posso cambiargli il colore, posso sottolinearlo, posso fare quello che voglio di questo testo. A differenza della carta, naturalmente io lo posso manipolare in mille modi. Ma quello che io vi voglio fare notare come ultimo spunto di oggi per quanto riguarda l'accesso alle risorse e soprattutto la libertà di riuso delle risorse è che se apro Voyant Tool, ve lo ricordate lo strumento dell'altro giorno, no? Per l'analisi linguistica. Se io apro Voyant Tool,
quindi quell'ambiente web per la lettura e l'analisi dei testi digitali, posso caricare liberamente il libro dei Wuming perché loro mi consentono di fare questa cosa. Vedete, quindi scelgo il formato che mi interessa caricare, in questo caso scelgo il formato EPUB, lo apro e in qualche secondo la piattaforma online, che è una piattaforma gratuita, mi propone un'analisi quantitativa del testo. Quantitativa, naturalmente, la qualità ce la devo mettere io nell'interpretazione. Però qua non devo interpretare testo stampato su della carta, qua devo interpretare un testo che è stato, come dire, che può essere configurato in mille modi diversi. Allora, vedete, qua sulla sinistra abbiamo, no, la nuvoletta di parole, che ormai è diventato un classico. Al centro abbiamo il testo per come naturalmente lo andremmo a leggere in sequenza. Qui sulla destra abbiamo un grafico con rappresentate in questo momento le parole più ricorrenti all'interno del testo, che sono Dan Blanc e poi Marie, prima ancora, vabbè, qua ci sono un po' di una terminologia che non è significativa, però a questo punto mi interessa visualizzare solo la parola Dan Blanc. Vedete, all'interno del testo io riesco a vedere le porzioni, cioè le porzioni di testo all'interno dei quali si parla di questo personaggio e soprattutto in quale densità, con quale ricorrenza viene nominato. Allora, possiamo fare lo stesso discorso anche, che ne so, cercando il re. Proviamo a cercare il re. Re, eccolo qua. Il re viene menzionato 111 volte. Bene, il re viene menzionato soprattutto all'inizio, dopodiché, vedete, ogni di tanto in tanto compare all'interno della struttura del testo. La cosa interessante, che, come dire, è interessante anche andare a proporre, secondo me, ai ragazzi per approfondire, no? Andare a vedere, ad esempio, il contesto sintattico all'interno del quale viene inserito, no, il re, all'interno del romanzo. E fa un po' ridere, per certi effetti fa un po' ridere, perché inizia già subito, no, con "lascereste spiccare la testa al re di Francia senza muovere un..." Vabbè, questa è una frase. No, poi di nuovo il re ricompare. "Noi vogliamo salvare il re, salviamo il re." Oppure "salviamo il re, rischiano di spogliare il re di ogni sacralità, salviamo il re." Ancora, "viva il re, viva il re, a morte il re, vacca boia il re." E quindi praticamente io in questo modo riesco a visualizzare tutti i contesti, appunto, sintattici e semantici in cui viene inserito questo personaggio all'interno del romanzo, no? E quando ho proprio bisogno di andare a approfondire, vedete, riesco anche a trovare, mi dà l'opportunità di visualizzare la porzione di testo in cui è inserito. Chiudo questa visualizzazione. La stessa cosa potremmo fare con Robespierre, potremmo fare, adesso ci provo a fare con Robespierre lo stesso lavoro. Robespierre, vediamo un po', viene menzionato 91 volte Robespierre, andiamo a vedere il contesto sintattico in cui viene inserito Robespierre. Allora, ghigliottina, c'è il ritratto di Robespierre. Pure Robespierre non era punto per la quale, Robespierre hanno detto che non è, vabbè, da qui non si capisce molto, però probabilmente andando ad indagare sempre più a fondo scopriremo che Robespierre si trova spesso in contesti sintattici in cui si tagliano teste, qualcosa del genere, insomma, ecco. E non solo, poi dopo ha fatto anche altri tipi di interventi, non ha fatto solo quello, però, ecco, per ogni personaggio Voyant Tool mi dà la possibilità di ricostruire in qualche modo il suo ruolo all'interno dell'ambiente, dei luoghi del romanzo, all'interno della trama e così via. Un'ultima cosa che vi faccio vedere prima di terminare con questa dimostrazione è che tra i tanti strumenti che mette a disposizione Voyant Tool, e che sono almeno una trentina, io vi ho fatto vedere solo i principali, c'è ad esempio questo che si chiama Dreamscape. Voglio vedere
quali posti, quali città, quali paesi sono menzionati all'interno del romanzo. Ecco, cosa fa Vojan Tull? In qualche secondo tira su una mappa con tutti i posti citati all'interno del romanzo e addirittura, vedete, visualizzati man mano che compaiono all'interno del testo. Per cui se stiamo seguendo un personaggio, cioè ad esempio aggiungiamo un filtro in cui diciamo fammi vedere i posti che frequenta Robespierre, fammi vedere i posti che frequenta il re, noi potremmo vedere appunto su questa mappa visualizzato a livello mondiale, naturalmente qua i posti a livello mondiale non sono tanti, c'è Israele e poi c'è il nord degli Stati Uniti, non so per quale ragione, adesso io non mi ricordo esattamente quali sono i posti menzionati nel romanzo, però vedete c'è praticamente tutta l'Europa occidentale è coinvolta. Quindi evidentemente in questo romanzo i luoghi menzionati sono particolarmente europei. Allora, io in questo modo vi ho fatto vedere che cosa si può fare con una risorsa che non è protetta da un diritto d'autore troppo restrittivo. Ma quello che, riepilogando, penso che sia importante tornare a sottolineare è che nell'ambiente di apprendimento non dobbiamo più, come dire, usare solo e soltanto risorse libere che troviamo facilmente, magari collegandoci con una LIM, ma possiamo, iscrivendoci ai servizi pubblici delle biblioteche, entrare in possesso, avere l'accesso a delle risorse che diversamente sarebbero a pagamento, a partire da quelle più divulgative, quindi dalle riviste di intrattenimento fino a quelle magari più vicine al mondo dello studio e della ricerca. Allora, adesso io mi fermerei con la presentazione, perché preferisco tornare un attimo in aula, vedere se ci sono delle domande specifiche e se no farvi un breve riepilogo, farvi la mappatura delle competenze sulle quali si potrebbe lavorare a partire da quello che vi ho fatto vedere oggi, soprattutto in funzione della legge sull'educazione civica. Se non ci sono domande, quindi ritorno rapidamente in presentazione, vado sulla mia cartella di Drive nella quale conservo i materiali che stiamo producendo, prendo la scheda di progetto, che è questa, che si somiglia naturalmente alla scheda 01, questa è la scheda 02, la ingrandisco un attimo così diventa anche più facilmente visibile. Lo schema è sempre lo stesso. Ho indicato i destinatari, l'ordine e il grado di scuola, il contenuto e la descrizione, quindi cosa abbiamo fatto praticamente. Ho cercato di favorire, come dire, un rapporto complesso e diversificato con le fonti informative, sia in fase di insegnamento, sia come insegnanti, che appunto in fase di apprendimento come studenti. Cioè queste cose qua in realtà andrebbero fatte vedere agli studenti, non dovremmo mostrarcele, diciamo, tra noi professionisti, perché sono appunto risorse pubbliche pagate con i soldi di tutti, e quindi anche proprio chi non le conosce forse a maggior ragione andrebbe informato. La metodologia che ho usato è sempre la stessa, un minimo di collaborazione, ma giusto per farvi, come dire, per farvi partecipi, ecco, di questo ambiente digitale nel quale vi provo a spiegarvi un po' di cose. Dopodiché vado a vedere la mappatura delle competenze. Allora, a partire dalle fonti informative, da un discorso come quello che ho fatto, io penso che ci si possa tranquillamente agganciare alla raccomandazione dell'Unione Europea almeno su tre competenze. La competenza digitale, anche usare Amazon richiede una certa competenza digitale, imparare ad imparare, perché appunto continuiamo ad imparare usando le fonti informative, non solo ascoltando l'insegnante o gli adulti o i nonni, ma appunto impariamo leggendo e comprendendo,
e naturalmente anche consapevolezza ed espressione culturale. Perché? Perché è evidente che se alcune risorse sono rilasciate con delle licenze libere sono più facilmente accessibili e manipolabili di altre che invece sono blindate da politiche troppo restrittive, troppo mercificate. Bene, vado avanti, indicazioni nazionali, traguardi e obiettivi specifici di apprendimento, questi sostanzialmente sono sempre gli stessi traguardi, eh? Usare con consapevolezza le tecnologie, usare vari tipi di fonti, vari tipi di testi, obiettivi specifici di apprendimento, conoscere alcune procedure tecniche di lavoro nelle biblioteche, nello specifico, qua, usare fonti di tipo diverso, accostarsi a nuove applicazioni informatiche, piano nazionale scuola digitale. Allora, io penso che questo sia il cuore del piano nazionale scuola digitale, alla fine, cioè lavorare sui contenuti, sulle piattaforme condivise sia il minimo, direi, che potremmo fare per ragionare su un piano nazionale di scuola digitale. Quando andiamo invece a visionare gli agganci, gli ancoraggi con la legge sull'insegnamento dell'educazione civica, vediamo che non c'è più solo il primo comma, analisi e confronto e valutazione delle fonti, ma c'è anche il secondo comma, interazione attraverso varie tecnologie digitali e individuazione dei mezzi e delle forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto, appunto magari l'ambiente di apprendimento, no? Terzo punto, informazione e partecipazione al dibattito pubblico. Certo, se io posso accedere a tutti, a buona parte dei quotidiani italiani, anche se non ho un centesimo, anche se sono alla Caritas, faccio per dire, adesso gli studenti spero di no, però ecco, se chiunque viva in Italia in questo momento si iscrive a un servizio pubblico, naturalmente ha l'opportunità di partecipare al dibattito pubblico documentandosi, leggendo. Beh, gli altri punti naturalmente poi compariranno le volte prossime. Finisco sottolineandovi il curriculum per la competenza informativa sulla quale appunto stiamo lavorando come gruppo, diciamo, specifico di ricerca. La competenza specifica sull'informazione che si va a mobilitare, a maturare, a sollecitare con un esercizio tipo questo che ho fatto oggi, con una dimostrazione come quella che ho fatto oggi, è sicuramente la capacità di fare una ricerca avanzata, vocale, testuale o per immagine che sia, su cataloghi online delle biblioteche, riconoscendo, come dire, il posto dove sono salvate le cose, sia a scaffale fisico che digitale, capacità di ordinarle alfabeticamente, organizzarle cronologicamente e gerarchicamente. Ecco, questo ad esempio è un obiettivo specifico che si può, come dire, mettere al centro della nostra attività didattica qualora cominciassimo a lavorare sulle fonti informative nella modalità in cui vi ho proposto. Spero di non avervi martellato troppo anche oggi. Chiudo questa condivisione, torno in classe. Se non ci sono particolari osservazioni, vi chiederei gentilmente di rispondere all'ultimo questionario su Mentimeter, dopodiché ci salutiamo. Se qualcuno non ha firmato, mi scriva, scriva per favore, chi non ha firmato la volta scorsa, scriva in privato alla, all'email con cui vi contatto. Mi, scrivetemi sostanzialmente, così vi, vi do poi l'accesso al registro. Allora, quando metterò i contenuti sulla Classroom? Nei prossimi giorni. Da qui al prossimo incontro metteremo i contenuti disponibili sulla Classroom. Il tempo appunto che tutti siate registrati, per, anche per fare, facilitare un po'. Allora, se voi vi collegate a www.menti.com, se voi vi collegate a www.menti.com, io vi do la possibilità di rispondere a un questionario che fa sempre bene, sottoporre anche ai vostri allievi, nell'aula digitale naturalmente. Vado in presentazione così ve lo faccio vedere direttamente, è più facile forse alla fine, scusatemi. Vado in presentazione, allora.
Mentimeter l'abbiamo visto all'inizio della lezione. Invece di utilizzarlo per fare brainstorming, stavolta lo utilizzo per fare un questionario finale. Non è un questionario di apprendimento, è un questionario, diciamo, di soddisfazione più che altro. Allora, stavolta le risposte, le vostre risposte, invece che ottenerle come nuvoletta, preferisco, è bene metterle sotto forma di colonne. Allora, la domanda è: ti è piaciuta questa lezione? Le risposte sono: per niente. Lo riscrivo così vi faccio vedere anche la facilità con cui in diretta è possibile costruire queste cose. Poco, abbastanza. Aggiungo un altro campo, metto molto, e qualcun altro la volta scorsa mi aveva detto di mettere anche moltissimo, che non si sa mai, che qualcuno appunto è proprio rimasto contento. Adesso voi rispondete liberamente digitando sul vostro browser www.menti.com e utilizzando come codice 76261999. Bene, 76261699, se volete lo scrivo anche nella chat, però non riesco mai a visualizzarla da qui. Bene, le risposte stanno arrivando, vedete, sono in diretta, quindi potete anche vederle voi. E vado in presentazione così le vedete arrivare. Io vi ringrazio naturalmente per innanzitutto per la partecipazione e per il sacrificio che fate naturalmente per seguire queste lezioni, che a me piacerebbe moltissimo fare in modalità ibrida, in presenza soprattutto. Se fossimo in presenza potremmo, come dire, lavorare anche mettendo in campo altro tipo di risorse, altro tipo di strategie, però adesso il momento è quello che è. Noi facciamo bene, secondo me, a tentare di sopravvivere, di imparare il più possibile utilizzando l'ambiente digitale, perché abbiamo tantissimo da scoprire, veramente un'enormità di cose da scoprire che non possono essere più ignorate. Quindi anche utilizzare Mentimeter, utilizzare Google, utilizzare qualsiasi piattaforma in questo momento ci consente di attrezzarci nella maniera migliore possibile. Va bene, io ci tenevo giusto a farvi vedere anche come funziona appunto questa applicazione in chiusura di lezione. Al di là adesso del riscontro positivo che mi conferma, se non altro, che il corso è di vostro interesse, quindi io vi invito naturalmente adesso a partecipare al terzo incontro, che sarà giovedì prossimo, sempre alle 3, e che sarà dedicato questa volta alla valutazione della qualità delle fonti. Fino ad ora abbiamo lavorato moltissimo sulla quantità, se ci avete fatto caso, sulla qualità, certo, ma soprattutto sulla quantità. La prossima, naturalmente, cercheremo di lavorare un po' di più sulla qualità e di capire come si fa a insegnare ai ragazzi a valutare l'attendibilità delle fonti e non farsi prendere troppo facilmente in giro. Sono le 16:59, direi che possiamo eventualmente chiudere l'aula. Io vi ringrazio di nuovo tutte e tutti, ci vediamo giovedì prossimo. Arrivederci a tutti quanti. Se il collega Michele Tagliabracci vuole chiudere l'aula. Sì, d'accordo, arrivederci alla prossima. Arrivederci a tutti.